A Vi racconto la bellezza stasera la soprano Carli Paoli. Siamo a Poggiardo dove lei ha appena finito un concerto bellissimo e molto emozionante. Carli, benvenuta. Grazie di cuore. Allora, nella tua terra hai detto sono a casa, sei tornata a casa, questa è ancora la tua casa. Sì, ormai il mio nonno veniva da Sfungano, quindi io sono innamorato di Poggiardo, è stato un grandissimo privilegio e onore cantare qui questa sera. Ecco, c'è stato un momento molto emozionante della serata in cui hai cantato la canzone di Ennio Morricone, C'era una volta il West. È Sì. stato un momento straordinario. Tu Ah. hai scelto Morricone tra i tanti. No, ma io amo la musica di Ennio Morricone come tutto il mondo. Cioè, quindi un concerto senza la musica sua e poi con questa atmosfera magica che si trova in questa piazza mi Certo. sembrava una scelta perfetta. Senti Carli, tu hai anche portato fortuna all'Italia perché nell'Europeo dell'anno scorso hai cantato prima di una partita dell'Italia e poi hai cantato l'altra sera a San Siro, ti ha visto mezzo mondo e hai portato fortuna di nuovo all'Italia perché hai battuto l'altra tua nazione, l'Inghilterra, ma tu ti favi per tutte e Ormai devo essere neutro, due. no? Sì, Su beh sì, questa cosa, però capisco, questa capisco. volta l'invito è stata dall'Italia e ormai ero molto orgoglioso di mettere anche la maglietta Ho azzurro, visto, ho che visto. era una cosa proprio speciale. Certo. Era una grande emozione, San Siro. Carli, passerei alla storia per essere stata la prima cantante a eseguire God Save the King, no? Dopo la scomparsa della regina, sei stata tu la prima a parlare del re. Sì, Rimarrai nella storia, eh? ma la cosa bella è quella sera a San Siro è stata proprio bella che l'Italia anche hanno messo le immagini sua, quindi Certo. è bello per noi in Inghilterra vedere quanto lei ha toccato tutto il mondo. Certo. E poi ormai io ho cantato per il Re Calo quando lui era ancora il principe di Galles. Quindi era un grosso privilegio essermi in quel campo quella sera. Carli, andiamo a concludere. Ti ricordi quando qui a Poggiardo abbiamo presentato con te tante serate di canto e anche di danza, ti ricordi bene Sì, quelle serate? certo. Te le ricordi? Ormai io da giovanissima ho cantato in questo territorio e sicuramente mi ha dato un gran regalo che mi ha fatto capire quanto io amo essermi sul palco. Quindi ringrazio questo territorio e questa sera ero felicissima di tornarmi a Certo. cantare qua. E io sono stato molto contento di averti tenuta quasi a battesimo un po' di anni fa perché eri una ragazzina e mi ricordo a Poggiardo già ti applaudivano, no? Ti ricordi? Ti ricordi, Carli? Ti ricordi? Un'ultima cosa, in questa puntata parliamo di bellezza, ma cosa tu hai detto di essere impazzita da bambina per la musica e per la moda, ma cosa c'è di tanto bello nella musica che ti ha preso il cuore, il cervello e l'anima? Soprattutto io ho cresciuto ascoltando artisti che riescono a raccontare una storia con la sua musica. E ormai questi artisti mi toccavano il cuore perché diventerà più grande il messaggio quando si sposa con la musica. Quindi ho voluto sempre questa grande voglia di dare quella sensazione che io ho avuto tutti quegli anni fa e ancora oggi. Bene, Carli, noi ti ringraziamo, ti ringrazio personalmente e ti auguro un futuro luminoso. Maria Callas, Katia Ricciarelli, a chi ti ispiri? Oh gosh, una Eh? richiesta grande. A chi ti ispiri? Ecco, Judy Garland, abbiamo cantato la benissimo, musica benissimo, sua questa sera. benissimo. Ma la sai una cosa? Perché se tu continui così potrei arrivare a quei livelli. Questo te lo Oh. auguro io, ma ne sono convinto. Ne sono Grazie di convinto. cuore, Bruno, Ciao grazie. Carli, ciao. Ciao ciao.